Prima di analizzare altri libri libertari e di economia austriaca, vorrei tornare un attimo al professor Carlo Lottieri, a cui inviai un'email, mi sembra nell'aprile 2017, per esprimergli tutti i miei dubbi su come potrebbe funzionare una società libertaria. Questo per dire che è normale che quando uno si avvicina al pensiero libertario viene assalito dai dubbi e dal timore che il libero mercato possa creare delle situazioni estremamente pericolose alla società. Infatti io scrivevo al professor Lottieri che mi spaventava la prospettiva di un libero mercato dove le libertà individuali potrebbero degenerare nell'arbitrio, i più forti e cinici potrebbero procurare gravi sofferenze alle persone comuni, specialmente le più deboli. In un mercato totalmente deregolamentato e privo di uno Stato, chi potrebbe garantire il rispetto delle libertà individuali, del principio di non aggressione, che è il principio fondamentale del pensiero libertario? Quale istituzione avrebbe la forza di far rispettare questi valori fondamentali? E poi sollevavo il problema dei cartelli, cioè grandi concentrazioni di capitale e di ricchezza, di capitali privati naturalmente, potrebbero organizzarsi in cartelli, distorcere il libero mercato, utilizzando i loro considerevoli mezzi economici per esercitare pressioni, corrompere e condizionare ambienti medici, accademici, la stampa. Insomma, ero preoccupato per un mondo dominato dalle grandi corporation, dalle grandi multinazionali. Scrivevo che chi dispone di ragguardevoli mezzi economici può distorcere la leale concorrenza del libero mercato per ottenere vantaggi e soprattutto ai danni dei cittadini. Potrebbe condizionare la libertà di informazione che verrebbe comprata e asservita a interessi particolari di gruppi lobbistici di potere economico. Come può il libero mercato essere immune da queste degenerazioni? Se noi smantelliamo lo Stato sovrano, sovrano dal punto di vista monetario, economico, industriale, politico, chi ci assicura che i grandi accentramenti di ricchezza e capitale, cioè le oligarchie finanziarie, il famoso 1%, che già schiacciano e riducono in condizioni di sofferenza tutto il resto della popolazione, il 99%, non facciano ancora peggio senza lo Stato sovrano. Almeno oggi noi possiamo appellarci all'idea astratta di uno Stato sovrano che avrebbe la forza e il potere di arginare lo strapotere dei pochissimi sui moltissimi, cioè di contenere e contrastare quei poteri oligarchici e tutelare le persone comuni, facendo rispettare i principi morali della Costituzione, quindi il diritto a un'esistenza dignitosa, il risparmio, la salute. Poi in pratica lo Stato non lo fa, non lo ha fatto, anzi spesso ha favorito proprio le oligarchie finanziarie, ma almeno in teoria oggi possiamo auspicare il ritorno allo Stato sovrano come potente difensore dei nostri diritti fondamentali, espressi nella Costituzione. Dobbiamo pretendere che il Leviatano riacquisti tutti i poteri ormai ceduti, questo scrivevo. Cioè la sovranità e diventi buono al servizio dei cittadini. Ma se noi lo smantelliamo, o lo Stato sovrano, e ci affidiamo al libero mercato, allora quale entità potrà più difenderci, garantire le nostre libertà, le proprietà individuali, dallo strapotere dei grandi accentramenti privati di potere delle oligarchie dominanti? Quindi io temevo il dominio, che sarebbe diventato ancora più incontrastato, delle ristrette ricche e potenti oligarchie. Il professor Altieri mi risponde con una lunga email dove affronta punto per punto tutte le mie perplessità. Intanto spiega che dobbiamo temere più lo Stato sovrano piuttosto che il libero mercato. Del resto abbiamo anche esempi che derivano dalla storia. Il secolo dei totalitarismi, il secolo scorso, è stato caratterizzato da enormi tragedie umane causate proprio dagli stati nazionali, le guerre, i nazionalismi in generale. Ma poi Lottieri ricorda che lo Stato sovrano può in linea di principio spogliare i sudditi di ogni cosa in ogni momento, con tassazione, regolamentazione, debito, che è una tassazione differita nel tempo, produzione di moneta fasulla, quindi inflazione monetaria. E dunque è molto più pericoloso il potere accentrato in uno Stato sovrano forte piuttosto che nel libero mercato. Del resto la politica si appropria in modo corporativo delle ricchezze prodotte dal mercato stesso. La classe politica dispone delle ricchezze prodotte dal mercato. Questo è keynesismo,
un sistema di economia privata in cui lo Stato interviene di continuo, che ha generato corruzione generalizzata. Poi il professor Lottieri parla di democrazia e il ruolo che dovrebbero avere le istituzioni, cioè limitarsi a rispettare il principio di non aggressione, ma non moralizzare pensieri e comportamenti. A proposito del mercato, o disuguaglianza monopolio-mercato, Lottieri distingue monopolio di fatto emergente dal mercato dal monopolio legale, che è quello imposto dalla legge e ottenuto grazie a privilegi legali. Il primo, il monopolio di fatto, è ottenuto per meriti di mercato ed è legittimo, perché è stato ottenuto con procedure non aggressive, ma è stato ottenuto perché evidentemente quel monopolista riesce a soddisfare meglio i bisogni dei consumatori, meglio degli altri attori economici, però non impedisce agli altri attori economici di eventualmente tentare di sostituirlo o strappargli fette di mercato. Al contrario, i monopoli legali sono violenti per definizione, sono atti arbitrari ottenuti grazie a privilegi legali. Spesso producono pezzi e servizi a costi elevati, sono il risultato di un'azione violenta, non sono legittimi. Certamente anche i monopoli di fatto, quelli legittimi, possono generare anche in cartelli, ma in realtà oggi è ancora peggio. Sotto l'imperio dello Stato, i gruppi industriali dettano già leggi in varie questioni. In un sistema di mercato invece è più difficile fare questi cartelli perché c'è una pluralità di scienziati, di giurie, di agenzie di protezione, quindi i consumatori hanno molta possibilità di scelta. Questo pluralismo si oppone al monopolio della sovranità statuale e garantisce risultati migliori. Non staremmo meglio, certamente, non staremmo meglio se ci fosse un'unica società mondiale gestita da un unico governo che determina ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, ciò che è scientifico. Un mondo plurale è imperfetto, ma è sempre meglio di uno monopolizzato. Del resto, poi è illogico voler contrastare i cosiddetti monopoli di fatto, quelli che emergono per meriti di mercato, invocando invece il potere sovrano monopolista dello Stato, monopolista legale. Il pluralismo istituzionale tutela meglio le libertà individuali perché è basato su agenzie private in concorrenza al posto degli stati. Ricordiamo quello che si diceva prima della Svizzera, una molteplicità di microgoverni locali al posto degli stati nazionali, dell'Unione Europea, eccetera. Comunque, tornando ai cartelli, è molto difficile per i monopolisti o gli oligopoli riuscire a accordarsi intorno a un cartello, perché c'è sempre la tentazione di bidonare gli altri membri del cartello, come accade e è accaduto spesso all'OPEC, dove alcuni membri più o meno di nascosto hanno iniziato a produrre e vendere più greggio, e questo per ottenere dei vantaggi personali a dispetto del cartello. Lottieri aggiunge altre considerazioni, ma essenzialmente mi rassicura un po' rispetto alle mie perplessità, che sono perplessità legittime di chi si avvicina per la prima volta all'anarcocapitalismo, al pensiero libertario.